Distinguere un cavolo da una rapa non sapevo, e di cucina non mi intendevo. In pochi anni mi appassionai, e un riso burro e parmigiano creai, arricchito con pomodori saltati e uova frittellate, pietanze che arricchisse le serate. Ecco il mio risotto al cavolo. Dopo una faticosa spedizione, insieme alla mia dolce Anita, ho fatto lo stoccafisso alla garibaldina, piatto che prende il mio nome. Per questa preparazione ho usato 2 kg di stoccafisso, 50 g di pomodoro mature e una grossa cipolla. Ho lasciato in ammollo lo stoccafisso per circa 2 giorni, cambiando frequentemente l'acqua. Al termine di questi 2 giorni ho iniziato la preparazione dello stoccafisso facendo soffriggere della cipolla, aggiungendo in seguito lo stoccafisso e l'ho fatto cuocere per circa 3 ore. Ho aggiunto poi un po' di prezzemolo e pomodoro. Ho servito il tutto. Buon appetito! È un dolce alle mandorle, il mio preferito. Nel 1835, quando mi trovai in esilio, inviai la ricetta a mia madre. Cara madre, eccovi la ricetta di quel dolce che vorrei faceste e provaste, perché a me piace assai. Pestate 3 once di mandorle, altrettante di zucchero, sbattete il succo di un limone e 2 tarli d'uovo. Montate a neve gli albumi e mescolate il tutto. Unta di burro una tortiera. Mettete sul fondo passasfoglia, sulla quale verserete il miscuglio suddetto. Zuccherare e mettere in forno. Vostro figlio Giuseppe Mazzini.